Sono Angelo Sperzaga, maestro liutaio a Cremona dal 1991. Sono qui a presentare due miei strumenti, ultimi nati in questo anno 2022, un violino e un violoncello. Due strumenti che ho costruito negli ultimi mesi e che saranno presenti presso la Fiera di Cremona Musica il 23, 24 e 25 settembre. Il primo strumento, un violino, è stato costruito da me nei mesi di marzo-aprile. Si ispira a un modello di Giovan Battista Guadagnini e è stato molto personalizzato, quindi dal punto di vista stilistico riprende le linee base dell'autore, ma poi ho personalizzato molti particolari, soprattutto il ricciolo, la testa dello strumento. Il violoncello si ispira invece a un liutaio veneziano molto importante del Settecento, Domenico Montagnana. È un violoncello di dimensioni importanti, che quindi ha una cassa armonica veramente notevole, e questo scaturisce in un suono e in un timbro veramente importante, molto caldo, ma anche molto potente. Gli strumenti oggi sono suonati da due professionisti, musicisti e amici che ringrazio, che sono Moni Azzi al violino e Federico Lugarini al violoncello. Loro presenteranno un excursus che va dal barocco al contemporaneo e diciamo che appunto questo è per dimostrare che timbricamente questi strumenti sono adatti a suonare insieme, nonostante siano strumenti nuovi, ma sono adatti a qualsiasi repertorio un musicista debba affrontare nella sua carriera. Partiamo con Johann Sebastian Bach, Due Bourrées. Poi successivamente brani di Handel, dal Water Music, una gavotte, e poi dai diciamo Fireworks for the Royal, con una bourrée e una Régisance, per finire con un medley di Ennio Morricone. Buon ascolto e grazie a tutti. Thank you.
Non mi resta che invitarvi alla fiera il 23, 24, 25 settembre presso il padiglione di Cremona Fiere. Cremona Musica vi aspetta, io vi aspetto al mio stand dove oltre a questi due meravigliosi strumenti che avete potuto ascoltare ci saranno altri strumenti disponibili per una prova e quindi grazie a tutti e ancora una volta un grazie a Federico e Monia che ci hanno così deliziato con queste note. Ancora a tutti, arrivederci.